l'arbitro Martin Navarrete, spagnolo di Malaga, 43 anni. I suoi collaboratori sono De La Cruz e Lopez. Li vedete inquadrati dalle telecamere della squadra esterna di Milano 1, RVM Milano 1. La regia è di Umberto Orti. Si gioca in una serata abbastanza tiepida, il fondo del terreno è in accettabili condizioni e qui vedete inquadrati i giocatori slovacchi. Lo Slovan di Bratislava è attualmente in testa al campionato, sia pure in coabitazione con il Dunajska, il Bobby Brno. Ha totalizzato 16 punti in 11 partite, non ha mai pareggiato, ha vinto 8 volte e per 3 volte è stato sconfitto. Dubovski, il numero 10 di cui vi dicevo, è il capocannoniere, avendo segnato 11 gol in altrettante partite. Intanto tutto è pronto per il calcio d'avvio e io approfitterei comunque del fatto che Zuccalà, accanto a lui un giocatore che viene dalla Cecoslovacchia, si tratta di Skuravi del Genoa. Pronostico velocissimo, Franco. Skuravi, un pronostico, ce la farà lo Slovan a segnare qualche gol? Perché all'andata mi è sembrato così in difficoltà l'attacco. Spero che fa una bella partita, che non si fa male nessuno, che spero che passa anche, che gioca tranquillo, cioè che gioca Slovan tranquillo, spero che segnano anche il 90° minuto, che viene praticamente, che finisce con un rigori, che passa a Slovan. Lo so che se è più difficile, lo so, ma speriamo. Ecco, si è capito perché tifa Skuravi. Ci mancherebbe altro. Palla intanto affidata a Kinder. Controllo non è felice, vince comunque il contrasto, è attaccato da Reikard al suo rientro, la palla carambola all'indietro su Kostic che gioca a favore del capitano Stubala, il quale allarga in direzione di Kvila, da questi a Kristofic, subito il Milan in pressing, il tocco all'indietro è stato operato da Boban e imposta ora Franco Baresi. Franco Baresi che, come sapete, in questi giorni ha accettato l'invito di tornare a far parte della nazionale. Intanto c'è Papen mette in mezzo, c'è la deviazione di Stupala, il pallone carambola fuori area dalla parte opposta, impostano ancora gli slovacchi con Kristofic. Subito avvio vibrante del Milan che, come vi ripeto, parte dalla base favorevole di un gol a zero maturato nel match d'andata. Ecco Dubovski. Il tocco è a favore di Kostic, la palla ancora all'indietro per Dubovski, cerca di amministrare il possesso del pallone anche a costo di rallentare molto il ritmo, come vedete, lo Slovan. E fila ora, tocca a favore di Kristofic, da questi a Kinder, sono 5 i difensori dello Slovan, una sola punta, 4 centrocampisti. Boban. Donadoni. Ancora per Boban. Ha cominciato a sinistra Lentini. Anzi a destra, scusate, a sinistra Donadoni. Palla dentro per Reikard. Reikard va al tiro, para Wenzel. Wenzel è un figlio d'arte. Infatti suo padre era il portiere della nazionale cecoslovacca che vinse il titolo europeo in Jugoslavia. Calma, vengono in avanti gli slovacchi. Kostic. Kinder, Dubovski molto arretrato, pressing del Milan molto buono con Boban, la palla poi carambola su Massaro che gira largo a favore di Lentini, serie di finte, cross poi sul quale si produce in una non elementare presa aerea il portiere Wenzel. Inquadrato Lentini,
quindi il Milan gioca con Lentini a destra, Donadoni a sinistra, le due punte effettive sono Papen e Massaro. Ancora il pallone proprio per Massaro, destro e miracolosa parata da parte di Wenzel. Azione gol del Milan dopo 3 minuti. Massaro è andato alla comoda conclusione sul traversone proveniente da sinistra, il bel velo di Papen. Massaro ha avuto la più comoda delle palle gol, ha battuto forte e Wenzel ha deviato in calcio d'angolo. Avvio comunque estremamente confortante per il Milan, che ora va al tiro dalla bandierina con Donadoni. Palla che spiova in area e messa subito fuori Kristofic in collaborazione con Timko. Su Timko c'è l'intervento irregolare. Harawi, il giocatore algerino, perde subito la palla ad opera di Massaro. Va in accelerazione Massaro, 3 uomini su di lui, torna a fermarlo proprio Harawi. Kostic scambia con Kinder. Tentano di disegnare delle trame precise con una fitta serie di passaggi i giocatori dello Slovan di Bratislava, ma già in un paio di circostanze il pressing del Milan ha consentito ai rossoneri di rubare palla e di proporsi pericolosamente in avanti. E ancora il Milan ora con Rijkaard, non aggancia bene, ne approfitta subito prima Harawi e poi Stupala. Il pallone giunge ora a Kvila, da questi a Kristofic, suggerimento largo a cercare Pezco. Sono presenti circa 30.000 spettatori. Vi ricordo che è il secondo turno della Coppa dei Campioni, il Milan ha eliminato l'Olimpia Lubiana nel primo turno, mentre lo Slovan di Bratislava ha avuto la meglio nei confronti degli ungheresi del Ferencváros al termine di 2 accesissime partite. Ancora Donadoni che taglia dentro il suggerimento per Massaro, va Donadoni al tentativo di tiro, disturbato anche dal compagno, il rilancio di Stupala e poi è Baresi che mette fuori. 5 minuti di gioco nel corso del primo tempo a San Siro, 0-0. Milan ha giocato una buona partita nell'andata a Bratislava, vincendo per 1-0 pur essendo ridotto in 10 per l'espulsione di Albertini. Intanto Dubovski tocca all'indietro a favore di Kvila, che cambia gioco mettendo in movimento Kinder. Harawi, molto mobile il giocatore africano. Poi il Milan che recupera con Lentini, va Lentini, 3 avversari su di lui, ottimo il lavoro di Lentini che poi scoordinato tocca male, ne approfitta ancora Harawi che viene spostato irregolarmente a giudizio dell'arbitro spagnolo Martín Navarrete. Calcio di punizione già battuto con Cristoffi che in possesso di palla. L'anticipo di Costa Curta, il tocco sbagliato e la rimessa di Lentini, tenta di farci vedere Papin, eccolo in azione, attaccato irregolarmente da Zeman. Kristofic, Zeman e Kvila sono i difensori centrali, ora in copertura opera anche Dubovski che però perde il pallone. C'è questo suggerimento al centro e il pallone deviato da Zeman in calcio d'angolo. Rivediamo, vedete Boban, ecco il suo cross e sfiora di testa Zeman, di quel tanto che basta a mettere fuori tempo Papen. Lentini dalla bandierina per un nuovo corner, il colpo di testa di Rijkaard, la palla che si impenna, si dispongono fuori area i giocatori del Milan, ancora Papen, ora il pallone per Donadoni che guadagna una rimessa laterale, ancora Donadoni. Lancio al centro dell'area e c'è calcio d'angolo. Stupala ha tentato di far finire il pallone fuori direttamente, poi attaccato da un avversario lo ha toccato e quindi c'è un nuovo tiro d'angolo con Donadoni all'esecuzione.
palla piuttosto arretrata, il colpo di testa è stato di Kvila, va alla caccia del pallone l'isolato Timko, con un colpo di tacco tenta di servire Gostić, operazione non riuscita. Baresi per il Milan. Massaro, bene di prima su Rijkaard, largo a favore di Donadoni, attaccato da Kvila, va Donadoni a combinare ancora con Massaro, da questi all'indietro a Maldini, su Maldini opera Pezzo, buona combinazione del Milan, parte il cross molto lungo, arriva da quest'altra parte Tassotti, ruba il tempo all'avversario, poi però non trova la coordinazione. Ancora Arawi, Dubowski, va Dubowski, viene disturbato, norma del vantaggio applicata dall'arbitro. Kvila in profondità su Timko, buon lavoro di quest'ultimo, tocco a favore di Dubowski, largo per Arawi, fuori ma il tocco poi da parte di Kinder è sbagliato, aveva organizzato un'accettabile manovra di avvicinamento all'area milanista allo Slovan di Bratislava, tutto è stato vanificato dal tocco sbagliato di Kinder, che è il difensore esterno di sinistra. Ancora il Milan, Donadoni, Baresi, Costa Curta, Tassotti a cercare Lentini e nuovo intervento non preciso di Kinder. Sono passati intanto 10 minuti nel corso del primo tempo, il risultato è di 0-0, il Milan è già andato vicinissimo al gol con Massaro. Rijkaard, Maldini, Donadoni, è atteso da Pezzo, dribbling secco di Donadoni, torna su di lui Pezzo, va in velocità Donadoni, si coordina bene però poi sul disturbo dell'avversario non riesce a battere il cross a tempo. Pezzo è stato uno dei giocatori più brillanti nella gara d'andata, come vi ho detto, se è vero che Capello non può disporre di Albertini, Van Basten, Gullit, Eranio e Vani, è anche vero che lo Slovan di Bratislava denuncia due assenze piuttosto importanti, quelli del difensore Glonek squalificato e di Klinowski, un centrocampista di buona caratura. Gostić, torna su di lui Lentini, Rijkaard, ancora per Lentini, ottimo l'anticipo sull'avversario, è largo Donadoni, va in penetrazione centrale Lentini ma viene fermato, Dubowski, Arawi, molto rapido di gambe il giocatore algerino, ha intercettato Tassotti, poi dopo il tocco di Rijkaard Baresi, Boban, Tassotti, Costa Curta, Rijkaard, esterno a cercare Donadoni, c'è l'anticipo di Stupala, il capitano della formazione dello Slovan di Bratislava, Dubowski, Gostić, tolgono dal fuorigioco gli slovacchi e trova un corridoio Gostić, su di lui però Lentini imperiosamente, contatto fra i due, disimpegno efficace da parte di Lentini, con palla a Boban che scaraventa dalla parte opposta cercando Donadoni, il quale riesce a toccare a favore di Maldini, proprio lungo il lancio di quest'ultimo, poi Rijkaard va in vano alla caccia del pallone e riparte lo Slovan, palla larga per Pezzo, punta Maldini, duello fra i due, non lo molla Maldini, tocca per ultimo Pezzo, rimessa del Milan. Gara abbastanza piacevole. Donadoni. Fuori gioco di Massaro, era rientrato Papen, terminato però alle spalle dei difensori avversari Massaro. 12 minuti e mezzo, 0-0.
ancora il Milan recupera il pallone con questo rilancio di Costa Curta, è pronto Zenan a toccare ancora a favore di Kristofic, quale però non può giocare in tranquillità il pallone perché è attaccato da Donadoni. Vedete il pressing del Milan, ancora ragione degli avversari, avanza Maldini, ora serie di finte, trova un varco Maldini, poi scivola e c'è il rinvio di Stupala. Lo Slovan di Bratislava presenta una difesa molto folta, Patin, tentativo di triangolo, quello da fare. Sulla destra c'è Kvila, sulla sinistra Kinder, i tre centrali sono Kristofic, Zeman e Stupala per lo Slovan di Bratislava. Per quanto riguarda il Milan, solito dispositivo tattico con i quattro difensori, Tassotti a destra, Maldini a sinistra, Costa Curta e Baresi centrali. Calcio di punizione intanto a favore di Stupala. Da questi a Kvila. Ancora Stupala. Rijkaard ruba palla a Kristofic. Cerca Massaro. Fermato. Pallone buono per Gostić. Tassotti. Con molta esperienza. Costa Curta, Boban, Maldini, Rijkaard, Donadoni, ora Kristofic su di lui, butta in mezzo il rinvio di Kvila, la palla a Timko, rimpalli, esce ancora bene per il Milan Boban e dà un buon pallone a Papen che però tenta la battuta molto difficile in corsa sul fondo. Capello inquadrato. ...15:20 a San Siro, 0-0 il risultato. Milan che continua a attaccare, Slovan di Bratislava che si dimostra abbastanza bene organizzato. Vila, Pezko, Kristofic, costretto a tornare sui suoi passi, Stupala, Zeman, Kinder, semplice omonimia tra Zeman, stasera in campo a San Siro, e l'allenatore del Foggia. E calcio di punizione a favore dello Slovan di Bratislava. Kinder, ora Kinder dopo il tocco di Dubowski. Gostić, Arawi, fermato da Tassotti, Boban molto attivo, Lentini, Boban, Baresi, stacca bene Kristofic su Massaro, ancora il Milan, Costa Curta, Rijkaard, Tassotti, costruisce con pazienza la manovra del Milan, poi verticalizza improvvisamente con il tocco di Papen per Lentini e Lentini va via e il guardaline lo ferma. Probabilmente il pallone non aveva superato interamente la linea di fondo campo. Rivediamo, vedete Lentini, forse era uscito del tutto. Naturalmente in questi casi la valutazione è sempre molto difficile perché vi ripeto che il pallone per essere considerato fuori deve aver superato per intero la linea. Kristofic intanto in combinazione con Pezko, ancora Kristofic, Stupala, Kinder, fermato Dubowski,
Stupala. Parte molto lungo, cerca l'unica punta Timco, non la trova e riparte il Milan con Donadoni. Donadoni puntatina a favore di Boban, ottima giocata di Boban con l'esterno destro a toccare il pallonetto per Papin, che però era in posizione irregolare. Buon avvio da parte di Boban, uno dei tanti stranieri del Milan, come vi ripeto ha debuttato domenica in campionato. Non ha giocato una gran partita, Capello però ha giudicato positivamente il suo operato e stasera Boban è di nuovo in campo, ovviamente con il desiderio di ben figurare. Palla Massaro verso Papin, ancora centralmente Dubovski. Allunga la sua falcata Dubovski, attende l'inserimento di Harawi, cambiano ancora i due, viene poi a sostegno nuovamente Kinder. Suggerimento in profondità, ma Antognoli è attento, esce ad anticipare Timco. Stupala, tocco al proprio portiere di testa e come sapete in questi casi è consentito al portiere controllare il pallone con le mani. Harawi, Dubovski, Timko, Dubovski, Zeman, Kinder, fermato da Lentini, break del Milan, scatta Massaro in profondità, servito, posizione regolare, al centro ancora Massaro e la parata poi di Wenzel. Avete visto che Massaro ha tentato di prolungare in velocità verso il centro dove c'era Papin, poi sul rimpallo ancora Massaro ma calibrato troppo sul portiere consentendogli la presa. Sta giocando molto bene Lentini. Kinder lascia sfilare Costa Curta per il portiere Antognoli. Baresi, 20 minuti di gioco, intanto risultato di 0-0 a San Siro tra il Milan e lo Slovan di Bratislava. Vi ripeto, è la gara di ritorno del secondo turno di Coppa dei Campioni, 1-0 per il Milan a Bratislava. Lentini, si è già sovrapposto Tassotti, eccolo ora in possesso di palla, ancora per Lentini, buona combinazione fra i due, parte il cross di Lentini, è ben piazzato, Stupala. Disegna eleganti trame il Milan, ma lo Slovan sta giocando un'accettabile partita. Intanto c'è fallo di Costa Curta su Timco, questo è il giudizio dell'arbitro Navarrete. Abbiamo rivisto il contatto. Sono presenti, non saprei dire quanti, saranno 7-800 spettatori dello Slovan di Bratislava che si fanno sentire. Kvila, Harawi, ancora Harawi, doppia combinazione con Cristofic, lancio lungo ribattuto da Maldini su Donadoni. Donadoni evita il contrasto di Harawi e poi tocca a Massaro, che però non ne capisce le intenzioni. Ha toccato sulla propria ala in profondità Donadoni, Massaro invece stava convergendo. Stupala, Dubovski, ancora Dubovski dopo il tocco di Cristofic. Parte il lancio a cercare Pezzo, da quelle parti c'è Maldini in sbaglianti condizioni di forma. Baresi, il pallonetto per Donadoni, viene Baresi in posizione di ala sinistra, Donadoni ritarda un attimo il passaggio, poi lo effettua, converge Baresi, c'è Boban libero, eccolo, va Boban, finta di corpo, palla sul destro, prova e il pallone termina fuori sulla deviazione del portiere Wenzel. Buona giocata di Boban, vedete il suo tiro e il pallone sfiorato da Wenzel termina in calcio d'angolo. Ancora il tiro del giovane croato. Tassotti, Celentini, ancora un cross, un nuovo angolo causato da Kinder. Va facendosi più pressante la manovra offensiva del Milan. Tassotti,
stavolta effettua il cross, c'è una deviazione, arriva Boban, doppio rimpallo, ancora Boban in mezzo e Rijkaard sbuccia il pallone, mentre Papin, avete visto, ha qualcosa da dire al suo controllore. Però era buona azione da parte del Milan. Kinder attacca naturalmente il Milan. L'allenatore della Slava di Bratislava, Dusan Galić, ha detto di aver visto e rivisto la cassetta della partita di domenica a San Siro tra Milan e Torino e ha dichiarato di voler fare lo stesso match dei Granata. Milan però, vedete, sta attaccando con buona continuità, ancora Massaro, la finta, avrebbe potuto anche tentare la battuta. Gostić. Kristofic, Arawi, Kinder, lo Slovan, quando è in possesso di palla e quando il Milan gliela consente, rallenta vistosamente la manovra. Il Milan non è sempre in pressing, ma quasi ha un segnale convenuto. Di tanto in tanto i rossoneri aggrediscono i portatori di palla avversari e già in più di una circostanza sono riusciti a recuperare il pallone. Tassotti. Avanza ora Costa Curta, Rijkaard, Lentini, Costa Curta, tocco di Lentini su Tassotti non riuscito. L'andamento tattico della partita suggerisce ai difensori del Milan di portarsi in avanti, ma ovviamente questo accorcia troppo la squadra restringendo gli spazi. Ecco Baresi ora, il tocco è verso Boban, Boban lotta gagliardamente, riesce a mantenere il possesso del pallone, poi tenta un dribbling impossibile, viene fermato Arawi, Costa Curta, c'è confusione, troppi uomini nella metà campo dello Slovan. Arawi, Gostić, buono il doppio passo, tocco per Arawi e l'algerino costringe al fallo Boban e Tassotti. Buona tecnica individuale da parte di alcuni elementi dello Slovan di Bratislava. Qui vediamo Arawi, vedete, lo stringono in sandwich irregolarmente Boban e Tassotti, e lo stesso Arawi sulla linea di battuta, accanto a lui c'è Kinder. Tocco centrale, recupero del pallone da parte del Milan, sbaglia ancora Lentini, ma c'è forse un fallo di mano, va alla conclusione dalla lunga distanza Kristofic sul fondo, inquadrato Kristofic. Rivediamo il suo tiro che non preoccupa Antonioni. Baresi, 26 minuti nel corso del primo tempo, 0-0 tra Milan e Slovan di Bratislava. Di Costa Curta questo lungo lancio a favore di Massaro, che ha avuto nella fase iniziale della partita una grossa occasione, ha battuto proprio sul corpo del portiere Wenzel. Intanto avanza ancora Kristofic, la combinazione è con Timko, a sostegno arriva anche Pezko, va Pezko sul fondo, effettua il cross, c'è una deviazione, Baresi mette fuori e poi c'è la possibilità del contropiede per il Milan. Ecco Lentini dentro a cercare Papin, calibratissimo il lancio, e c'è Zeman che commette una vistosa irregolarità, non era l'ultimo uomo, ammonito. Rivediamo, avete visto che alle spalle di Zeman che ha commesso il fallo c'era Stupala, quindi non c'erano gli estremi per l'espulsione, giusta l'ammonizione combinata dall'arbitro Navarrete a carico di Zeman. 27 minuti, 0-0. Boban chiede la distanza della barriera, giocatore giovane, 23 anni.
Arriva anche Baresi a dire che la distanza non è rispettata. Boban poi batte e segna, gran gol di Boban, splendida traiettoria e Milan in vantaggio con Boban. Vedete la gioia del ragazzo croato, veramente molto molto bella l'esecuzione di Boban che al 28esimo del primo tempo porta in vantaggio il Milan. Ha trovato proprio il 7 eludendo il tentativo di parata di Wenzel e Boban dà ragione alle scelte di Capello. Ancora lo Slovan in avanti, passaggio è per Dubovski e poi la conclusione altissima di Harawi. Situazione sbloccata a favore del Milan al 28esimo del primo tempo. E per merito proprio di Boban, uno dei tantissimi stranieri del Milan, ovviamente per Capello c'è sempre il problema di utilizzare al meglio i suoi stranieri. Stasera c'è l'assenza forzata di Van Basten e Gullit. Ora è Massaro che va sul fondo, rimette in mezzo, arriva Rijkaard ed è un'autentica bomba che si infila alle spalle di Wenzel. Violentissima conclusione di Rijkaard, nel giro di un minuto e mezzo il Milan va per due volte a segno, chiudendo praticamente il discorso. Vedete, batte con straordinaria violenza Rijkaard, arrivando in corsa d'anticipo su Harawi. Fiondata assolutamente imprendibile da parte di Rijkaard. 2-0 per il Milan. E adesso il compito per lo Slovan di Bratislava diventa terribilmente difficile. Recupera ancora Rijkaard, la palla è per Lentini, tocco verso Rijkaard ma ne intuisce le intenzioni Dubovski. Ecco Dubovski al dribbling, fa filtrare il pallone, esce Costa Curta, il pallone filtra in profondità, la finta di Maldini, il tocco su Boban. Lentini, largo a favore di Massaro, va a sovrapporsi Donadoni, punta Kvila, cerca spazi, è costretto a retrocedere, il tocco all'indietro è per Lentini che ha abbandonato la fascia destra. Il pallone è per Boban, lo difende bene Boban, lo tocca all'indietro a favore di Costa Curta, da questi a Baresi, applausi del pubblico per Boban, ancora Costa Curta, Rijkaard, Baresi, il Milan ora naturalmente non ha fretta, Maldini, Massaro, Maldini, arriva Rijkaard, Tassotti, si propone Costa Curta, servito di prima, Lentini, il dribbling, la palla dentro per Papin, si gira Papin, batte con buona tempestività para Wenzel, buona giocata di Papin. Rivediamo il francese. Stupala, Kostic. 2-0 naturalmente tranquillizza il Milan. Ora Harawi riesce a saltare Rijkaard, da a Kristofic sul quale c'è irregolarità da parte di Boban. Kinder, Kostic, il tocco di Lentini, Harawi, fermato da Costa Curta in collaborazione con Tassotti, il cui lancio in becca Papin, sfiora di testa Papin, sbaglia il controllo Dubovski che poi termina a terra. Si prosegue, Pezco, sempre Pezco,
lo bracca con grande decisione Massaro, ma il pallone è sempre dello Slovan. C'è questo tentativo da parte di Kinder, sulla palla ora è Tassotti, colpo di tacco molto pregevole a favore di Costa Curta, ecco ancora Tassotti, la rimessa per il Milan. Applausi. Ovviamente il Milan, dopo essere passato in vantaggio con Boban e avere immediatamente raddoppiato con Rijkaard, ora gioca con maggiore tranquillità, può concedersi anche qualche finezza Baresi. Lungo il lancio, il colpo di testa di Zeman. Harawi, dopo la giocata di Gostić. Vedete il Milan che porta il raddoppio molto bene. Boban, naturalmente ora il morale è altissimo. Palla per Baresi e da questi a Maldini. Rijkaard, Boban, Baresi, Tassotti. C'è la rimessa di Lentini. Rijkaard, ancora Lentini. Vedete inquadrato Dusan Galis, allenatore degli slovacchi. Vedete che la Cecoslovacchia probabilmente si suddividerà in due stati. Intanto c'è ancora Gostić in possesso di palla. La palla è per Timko. Parte il lunghissimo cross, c'è l'ottimo stacco di Maldini. Maldini veramente impressionante per freschezza atletica. Vedete la sua volata assieme a Donadoni, ecco Maldini, e su di lui però Stupala riesce a operare il break. E ora Dubovski in possesso di palla, il suggerimento è per Kristofic, ancora butta verso il mezzo, però c'è Baresi. Donadoni esterno, ancora Stupala, Harawi, Kristofic, Harawi, Massaro, Papin, va il francese giù, fallo di Stupala. Combinano abbastanza bene Massaro e Papin. Vedete intanto l'irregolarità da parte di Stupala, c'è un nuovo calcio di punizione, si presenta ovviamente ancora Boban. Dopo la prodezza al 28esimo del primo tempo che ha sbloccato il risultato, 8 minuti più tardi è ancora Boban pronto a battere la punizione. Vedete con la maglia numero 10, accanto al pallone anche Rijkaard. Parte Boban sulla barriera stavolta. Avete visto che Tassotti non ha operato lo stacco su Timko, mettendolo praticamente in difficoltà, sbagliato il tocco dell'attaccante dello Slovan. Tassotti, Massaro lascia sfilare il pallone che viene recuperato per un attimo da Pezzo, ma ora c'è Donadoni in piena area, va sul fondo, parte il cross e la palla termina fuori dalla parte opposta. 37 minuti di gioco nel corso del primo tempo, il Milan conduce tranquillamente per 2-0 in forza della doppietta veramente molto bella di Boban e Rijkaard tra il 28esimo e il 29esimo del primo tempo. Bello per precisione il calcio di punizione di Boban, impressionante per potenza il tiro di Rijkaard. Intanto si lotta al centrocampo, dalla carambola esce vittoriosamente lo Slovan di Bratislava, ora il pallone di Kinder. All'indietro verso Zeman, che evita Papin. Poi tocca largo a favore di Kvila. Kristofic,
calcio di punizione. Gara sostanzialmente corretta. Va a battere Dubovski, come ripeto è il capocannoniere della squadra, ha segnato 11 gol in 11 partite di campionato. C'è appunto Dubovski che va al tiro ed è molto bella la conclusione di sinistro con Antonioli che riesce a sfiorare il pallone, davvero pregevole, vedete il tiro di Dubovski ed è molto bravo Antonioli che sfiora il pallone. Va lo stesso Dubovski a battere dalla bandierina. Mancino pieno, fuori, prova il tiro al volo Kristofic sul fondo. Reikard, Baresi, Maldini, avanza compatto il Milan, c'è largo Donadoni sulla sinistra, converge, tocca poi all'indietro a Baresi che cambia gioco dando a Costa Curta. Boban, Maldini, Baresi dentro ma non può controllare Massaro. Tipica azione d'approccio del Milan con una lunga serie di passaggi laterali e poi verticalizzazione dei Baresi, questa volta non ha trovato un compagno pronto, pasticciano un po' Costa Curta e Tassotti, poi va via Kostic ma Tassotti sempre molto puntuale lo ferma. Per la rimessa c'è Kinder, sbagliato il passaggio di ritorno. Zeman, giocatore legnoso, molto alto, intanto ci avviamo alla conclusione del primo tempo con il Milan che sta gestendo in tutta tranquillità il rassicurante vantaggio di 2-0 maturato fino a questo momento. Rassicurante anche e soprattutto in considerazione del fatto che i rossoneri avevano vinto anche il match d'andata a Bratislava per 1-0. Tassotti, Donadoni, cerca Lentini ma trova Kostic, tunnel di Kostic ai danni di Lentini, Harawi, ancora Kostic che è tra i più brillanti della sua squadra, vedete che difende bene il pallone, buona ancora la sua finta, Kostic arriva quindi a fermarlo, Costa Curta, pezzi di bravura in dribbling di Kostic, per la rimessa c'è Kinder. Ancora Kostic, fermato stavolta Lentini, Massaro, Zeman su di lui, Kinder, poi dopo il rinvio di Tassotti Massaro, ora Boban, Lentini, Costa Curta, Baresi, Maldini, Baresi, Reika, Costa Curta, ancora l'olandese, unico dei tre tulipani in campo stasera, Lentini, Tassotti, Massaro, sfonda, sbagliata, Kostic di prima in profondità, scatta Timko, c'è Baresi, Costa Curta, Reika, partita che ora è un po' stanca, Baresi, mi ha dato quasi l'impressione di voler provare schemi, Tassotti, Baresi avanzatissimo, Lentini ha di fronte Kinder, lo punta, lo salta, opera il cross, palla messa fuori in buona elevazione da Zeman e giocata ora da Pezzo, Pezzo in profondità per Timko, ben fermato,
Tassop. Lentini. Papin. Baresi. Lentini. Tassotti. Baresi. Lunghissimi questi fraseggi del Milan, la Slavia di Bratislava non è più pimpante come nei primi minuti, ovviamente anche il quadro psicologico ora si è fatto pesante per i giocatori slovacchi. La palla è per Lentini, buona finta in partenza, il tocco però sbagliato, Stupala fa cose molto belle Lentini, ma poi non è preciso nel momento in cui deve finalizzare con la battuta in porta con il passaggio per un compagno. Kristofic, Kinder, Arawi, Kostic. Anche nella gara d'andata Kostic era stato tra i migliori. Buona la combinazione con Dubovski, ma poi Baresi con grande calma spezza la trama degli avversari e rimette in moto il Milan. C'è Donadoni, su di lui in copertura Kristofic, in maniera irregolare a giudizio dell'arbitro Navarrete. Ultimo minuto di gioco nel corso del primo tempo, risultato di 2-0 per il Milan. Vi ricordo Boban 28esimo, Rijkaard 29esimo, due gol veramente molto belli. Durante l'intervallo opereremo delle interviste con Franco Zuccalà. Intanto c'è Arawi che dà Kristofic, Costa Curta, Rijkaard, Costa Curta. Ovviamente Costa Curta con la rassicurante presenza di Baresi dimostra una grande sicurezza. Boban intanto vola, c'è Donadoni, eccolo servito, può operare il cross di prima, Papin molto bene, avete visto era difficile la deviazione perché ha dovuto retrocedere e piegarsi per colpire di testa. Il bel gesto del francese d'anticipo su Kinder che ha sfiorato il pallone consentendo la presa al portiere Wenzel. Intanto c'è Kristofic che gioca in combinazione con Petzko. Baresi piazza lo scatto, anticipa tutti, dà ad Antonioli che deve controllare coi piedi, lo fa in tutta tranquillità spedendo il pallone su Costa Curta, da questi a Rijkaard. Fisca l'arbitro, tutti negli spogliatoi, buon primo tempo del Milan, 2-0 il risultato, Slovan Bratislava che conferma l'impressione suscitata nel match d'andata, una formazione decorosa ma sicuramente inferiore al Milan. Vedremo l'accoppiata d'attacco Simone Papin, sono due giocatori di taglia fisica non eccezionale ma molto rapidi e potrebbero anche combinarsi in maniera efficace. Boban intanto tocca il pallone a favore di Donadoni, va Donadoni a cercare l'inserimento di Maldini, la copertura di Petzko, Maldini rientra in possesso di palla e taglia un cross sul quale Wenzel è pronto. Pallo Maldini, Stupala, Petzko, Kristofic, Zeman, Kristofic, tocco all'indietro a favore di Kvila e portiere costretto al rinvio con i piedi, rinvio comunque operato bene. Baresi di testa a favore di Maldini. Donadoni al centro dove però è pronto Dubovski che effettua il suggerimento per Arawi, da questi a Kinder, avanza ancora Kinder. C'è posizione di fuorigioco intanto del numero 15 dello Slovan di Bratislava, si tratta di Meixner, quindi una sostituzione anche nelle file dello Slovan di Bratislava. Maldini, Baresi, Donadoni,
Simone, si gira bene Papin, grande giocata a favore di Boban che stavolta con il sinistro, sia pure da posizione decentrata, sbaglia la conclusione. Ottima comunque la preparazione, vedete Boban, questo è il momento conclusivo dell'azione, ma era stato molto bello lo scambio, eccolo che lo rivediamo, avete visto Simone, Papin, Boban fuori. Frida. Stupala. Zeman. Dubowski. Gioco fermo per un calcio di punizione a favore dello Slovan di Bratislava. Ancora Arawi, il giocatore africano, algerino, nelle file dello Slovan Bratislava. Intanto recupera Simone, la palla è per Papin all'indietro a favore di Rijkaard, si propone e riceve Tassotti. Lentini. Continua il Milan con Donadoni a sinistra e Lentini a destra, costretto a recuperare all'indietro Maldini, Baresi. Ancora Maldini, Donadoni, Baresi, Costa Curta. Ancora Baresi, non ha fretta il Milan, gioca con pazienza, cerca la precisione, poi improvvisamente verticalizza. Rijkaard, Costa Curta, Tassotti. Lentini si gira molto bene, finta di corpo in area, chiuso poi da Stupala, grande finta di corpo in partenza prima ancora di entrare in possesso di palla da parte di Lentini, che poi entra in area e vedete costretto il capitano Stupala ad anticiparlo in calcio d'angolo. Parte il tiro di Boban, la palla è per Tassotti, la cui sventola non viene trattenuta dal portiere, e c'è quindi Simone che ribadisce in gol. Grande tiro di Tassotti e gol di Simone, appena entrato in campo al quarto del secondo tempo, 3-0 per il Milan. Simone, rivediamo la sventola di sinistro da parte di Tassotti, non trattenuta da Wenzel, con Simone prontissimo a ribadire in gol. Gol di Simone. E sono tre, ovviamente a questo punto il discorso qualificazione è già ampiamente deciso. Il Milan ha l'opportunità di giocare in tranquillità, in bello stile e soprattutto credo di non spendere troppe energie. Come ho già avuto modo di dirvi, quantunque la rosa a disposizione di Capello sia foltissima, ci sono parecchi giocatori fortunati con qualche acciacco, anche se per domenica ovviamente è prevista la disponibilità sia di Gullit sia di Van Basten. Papin intanto, Papin naturalmente alla ricerca del gol personale, è un cannoniere di razza, verosimilmente vorrà mettere anche il suo personale sigillo in questa partita. Tassotti, Papin anticipato, palla a Meister. Dubowski che naturalmente gioca più avanzato, detto un lungo suggerimento sul quale Tassotti si produce in un elegantissimo intervento in copertura, applausi del pubblico, passano gli anni ma Tassotti è sempre un difensore di grande valore. Intanto avanza Kinder, fermato poi Pezzo. Boban a cercare Simone, scotto di testa di Kvila, suggerimenti ma in tutta tranquillità da parte di Capello. Donadoni, Simone,
controlla bene il pallone, costringe al fallo Pepco e Kvila. Donadoni, 6 minuti e mezzo di gioco nella ripresa, 3-0 per il Milan. Simone cerca Papen fermato. Tassotti, Lentini, Valentini braccato da Gostic, cerca la combinazione con Tassotti che poi scivola anche sul contrasto dell'avversario. Araui, Gostic, Araui. Ora lo Slava di Bratislava è abbastanza demotivato. Dubovski, palla per Petko, calibra il traversone e arriva in corsa ad alzare Kristofic. Vede inquadrato appunto Kristofic, a cui è pervenuto un pallone peraltro difficile. Rivediamo il cross di Petko e Kristofic che tenta di battere in porta. 3-0, tutto tranquillo, gara fra l'altro anche dai toni agonistici non eccessivi, e anche questo è importante naturalmente per Capello. Baresi intanto in combinazione con Maldini. Meissner intanto è entrato in campo al posto di Timko, quindi non cambia il quadro tattico dello Slovan di Bratislava, che continua a giocare con una sola punta. Boban cerca Papen, dopo la respinta ripetosa ancora Boban, stavolta trova Papen che chiama in avanti Tassotti. S'allarga Lentini, eccolo servito, su di lui si sta portando Kinder, parte il cross con deviazione dello stesso Kinder, arriva Donadoni e con il sinistro scaraventa a fondo campo. Comunque da notare la grande tempestività dei giocatori del Milan a proiettarsi in avanti anche su palloni apparentemente morti. Stupala, Kinder, posta corta, Baresi, Boban sempre smanioso di mettersi in buona evidenza, ha segnato un gran gol, ha avuto l'opportunità di raddoppiare il successo personale in avvio di ripresa. Baresi, ecco ancora Boban, Maldini, Baresi, Simone, segnalato un fuorigioco, per la verità piuttosto dubbio, poco male, Petko, Kristofic, è un giocatore che ha un raggio d'azione molto ampio, si sgancia Kvila. Poi Boban ruba la palla, ma stupa la rimedia, c'è il colpo di testa di Costa Curta, il tocco di Rijkaard, quello di Lentini, ancora Costa Curta, poi Simone che ha ricevuto da Papen, arriva Rijkaard, vedete che improvvisamente il Milan dà slancio alle proprie manovre, a lungo i rossoneri danno l'impressione di trotterellare appena sul campo, ma di tanto in tanto, quasi a un segnale improvviso, accelerano. Palla intanto fuori per Simone, un dribbling, il destro e la parata in bello stile di Wenzel, tutto molto bello, un po' accademico per la verità, ma d'altra parte il risultato è saldamente nelle mani del Milan e da una parte e dall'altra c'è spazio anche per le belle giocate. Simone recupera il pallone, Boban lo spedisce di prima a favore di Donadoni. Donadoni accelera, dribbla, Dubovski, calibra per Papen, fuori gioco. Cercano molto Papen i compagni. Comunque occorre dire che nonostante
così tanti campioni a disposizione, nel Milan ci siano buone armonie di gruppo, e l'unico elemento che non si è ben inserito è proprio Savicevic, che è un giocatore di gran classe ma che ha trovato qualche difficoltà. Boban intanto sbaglia il controllo, Dubovski, Kristofic sbaglia, Boban recupera e dà a Donadoni, Baresi cerca Papen, rinvio di Stupala, la palla ora a Meissner, Maldini, Costa Curta, tutto facile per il Milan naturalmente, ma quando sembrano facili le cose per una squadra significa che questa squadra è molto ben organizzata, molto tranquilla. Ancora prova lo Slovan, c'è il lancio di Kvila, Costa Curta, Dubovski, Costa Curta lo ferma, opera poi una buona finta e mette in movimento Boban, attacca il Milan con Donadoni sulla sinistra, suggerimento di Boban ma Pezco capisce tutto, poi c'è una doppia carambola, forse per ultimo aveva toccato Pezco, ma il guardaline segnala all'arbitro che la rimessa è per lo Slovan, operata dallo stesso Pezco a favore di Wenzel. Rivediamo, probabilmente però vedete che Pezco ha toccato il pallone quando lo stesso era già uscito. Araui, Gostić, è senza dubbio il più brillante nelle file dello Slovan Bratislava, anche se quando entra in possesso di palla ha la tendenza alla giocata individuale. C'è da tenere sempre in prima considerazione il desiderio di tutti questi giocatori di mettersi in evidenza per un eventuale ingaggio in Italia, che continua a essere la mecca dei calciatori. Tanto il gioco è fermo proprio per il fallo subito da Gostić ed è Araui che dà l'impressione di voler battere su Kristofic, che gli restituisce il pallone. Costa Curta non va tanto per il sottile, scaravento in palo laterale. Partita che ha poco da dire ormai sul piano del risultato e della qualificazione. Il Milan così supera anche il secondo turno e si predispone ad affrontare uno dei due gironi di semifinale a 4 con i quali continuerà la Coppa dei Campioni. Rijkaard ha toccato per ultimo e Gostić che consegna il pallone a un compagno, il quale con le mani lo dà ad Araui. Dubovski, ancora Dubovski, palla in area e c'è Kristofic, arriva Dubovski, poi è Pezco, destro di Pezco, bravo Antonioli, ancora Pezco sul fondo. Buona azione stavolta dello Slovan di Bratislava, ha dato due volte al tiro con Pezco, nella prima occasione è stato assai bravo Antonioli. Qui vediamo la prolungata azione da parte di Dubovski, poi il pallone che giunge a Pezco, il quale tira fortissimo, Antonioli è ben piazzato, respinge e ancora Pezco arriva in corsa ma spedisce sul fondo. Immagini ora di nuovo in diretta, eccole, con Costa Curta che dà a Maldini. Intanto siamo al 16° della ripresa sul risultato di 3-0 per il Milan. Maldini, Donadoni, morbido traversone, sfiora soltanto Boban, la palla si spegne a fondo campo. Reiterati tentativi da parte del Milan di mettere Papen in condizione di segnare, altra sostituzione delle file della Slovan di Bratislava, sta per entrare in campo Moravec e va a rilevare l'algerino Araui.
Galis così esaurisce entrambe le situazioni a sua disposizione. Ovviamente considera già chiusa la questione qualificazione. Come vi ho detto, lo Slovan di Bratislava sta andando bene nel campionato nazionale, dove al primo posto, sia pure in coabitazione con il Dunajska e il Bobby Brno. Maldini consente a Rijkaard di impadronirsi del pallone, ecco Lentini, c'è Tassotti che scatta, il suggerimento viene centralmente per Costa Curta che prolunga su Rijkaard. Scatta Papin, lo cerca Rijkaard, Papin disturba l'avversario, calcio di punizione per lo Slovacco. Boban, Rijkaard e Simone, gli autori dei tre gol con i quali il Milan sta conducendo nei confronti dello Slovan di Bratislava. Dopo due consecutivi 0-0, uno in Coppa Italia e uno in campionato, che in qualche misura avevano alimentato le speranze delle rivali del Milan che ci fosse un leggero appannamento per i rossoneri, la squadra di Capello ha ripreso a segnare di buona lena. Dubovski, Hvila, Baresi, Boban, Papin, Costa Curta, Lentini, c'è Tassotti praticamente in posizione di ala destra, eccolo cercato da Lentini ma non trovato, il nuovo entrato Moravec. Dubovski, appoggiano molto su di lui i compagni, che Dubovski, come vedete, tarda a liberarsi del pallone, poi lo fa su Kristofic e Hvila. Donadoni fuori. Boban, Kristofic, Simone, Papin, Hvila, gira bene a favore di Stupala, il tocco è per Pezco, suggerimento centrale per Kristofic che dà ancora a Dubovski, Dubovski per Moravec, va al tiro Moravec sul fondo, tiro di Moravec a fondo campo. Il Milan ha alquanto rallentato il ritmo, come avete sentito anche da Suarez. È importante quando una formazione è impegnata in Coppa anche cercare di capitalizzare le energie, cosa che la squadra di Capello sta facendo con molto acume, di tanto in tanto accelera, porta delle minacce alla porta avversaria, ma ovviamente non ha nessun interesse ad incentivare il ritmo. Intanto il pallone giunge al portiere Wenzel, c'era stato verosimilmente un fallo da parte di Simone, ma per il vantaggio l'arbitro lascia correre. Wenzel nulla ha potuto in occasione dei primi due gol del Milan, ha qualche responsabilità sul terzo quando non è riuscito a bloccare il sia pur violentissimo tiro di Tassotti. Maldini, Pezco, buon pallone a favore di Meissner, Dubovski, Kristofic, ancora Dubovski, tutti fuori i difensori del Milan per mettere in fuorigioco gli avversari e operare in pressing, recupero del pallone riuscito da parte di Maldini, palla Donadoni, attenzione al fuorigioco, Papin, c'è. Avete visto una classica azione da Milan proprio, con contemporaneo scatto in avanti dei difensori a portare il pressing, a recuperare il pallone e a organizzare l'azione di rimessa. Papin però si è fatto trovare in fuorigioco. Palla intanto per Meissner, c'è Baresi su di lui. Pezco e Baresi mette in fallo laterale. Moravec,
il cross pericoloso di Kristofic messo fuori da Costa Curta, il bel colpo di testa di Donadoni a offrire il pallone a Papin, guizza Papin, salta netto sullo scatto un avversario ma poi viene fermato dal positivo Stupala, è sicuramente il migliore tra i difensori, mentre ora si sta preparando anche Gambaro per il Milan. Ovviamente sono sostituzioni che intervengono proprio per dare respiro ai giocatori. Esce Tassotti, entra Gambaro. Gambaro va a sistemarsi sulla fascia destra, resta a sinistra Maldini. Gambaro è un mancino naturale, abituato a giocare da difensore esterno sinistro. Ora va a sostituire dalla parte opposta Tassotti. Pallone intanto per Lentini, alto per Papin, sfiora Dubovski, recupera Rijkaard da Donadoni, Papin, Donadoni, ancora Papin. Gambaro molto largo, va il francese, prova il tiro dalla lunga distanza e chiama Wenzel a una difficile deviazione in corner. Vede il puntiglio, la caparbietà con cui Papin è alla ricerca del successo personale, ha battuto molto bene costringendo in angolo Wenzel. Va dalla bandierina Donadoni. Sono 23 minuti di gioco nella ripresa, 3-0 il risultato per il Milan. Parte il tiro di Donadoni che probabilmente esce sì nella traiettoria aerea. Milan domenica prossima è atteso a un impegnativo confronto a Napoli. Mentre qui a San Siro si giocherà un'altra attesa partita tra Inter e Sampdoria. Il campionato sta cercando l'antagonista del Milan e ovviamente poi la rosa delle formazioni che in qualche maniera possono infastidire il Milan è costituita sempre dalle stesse. Oltre alla Sampdoria, all'Inter c'è ovviamente la Juventus. Intanto è Costa Curta che scaraventa in profondità Papin, e c'è da tenere presente ovviamente anche il Torino che sta giocando un ottimo campionato. Lentini intanto a sinistra viene fermato in qualche modo, non interviene l'arbitro, la palla è per Moravec, Meixner, ancora Moravec, Kristofic, va Kristofic verso il fondo, taglia in mezzo, sfiora Baresi e... dalla parte opposta è Dubovski, molto pericoloso questo pallone. Vedete il recupero di Donadoni che è passato a destra, mentre a sinistra c'è ora Lentini. Gambaro a cercare lo scatto di Papin, Papin viene disturbato abbastanza vistosamente da Kristofic, ma curiosamente l'arbitro comanda il calcio di punizione contro Papin. Rivediamo il tutto. Vedete Papin che è nettamente più veloce dell'avversario, in effetti però anche Papin sgomita un po'. Comunque l'arbitro è intervenuto quantomeno con ritardo. Ora quindi c'è una nuova combinazione esterna, una nuova doppia combinazione esterna nel Milan. C'è sulla destra l'accoppiata Gambaro-Donadoni, sulla sinistra Maldini-Lentini. Sono tutti accorgimenti tattici, schemi che ovviamente Capello prova. Gliene dà l'opportunità anche il cospicuo vantaggio del Milan, 3-0, ormai la partita ha poco da dire sul piano del risultato e della qualificazione, pertanto Capello approfitta per far ruotare i suoi uomini e collaudare eventuali nuovi schemi. Baresi, scatta Lentini, eccolo servito. Valentini, parte il suo cross, molto bello Papin, c'è il gol di Papin. Ottima azione ancora del Milan e Papin trova la soddisfazione del gol personale. Era molto evidente che il Milan
cercare di aiutare in tutti i modi il suo attaccante francese a trovare la via del gol, e anche questa operazione è riuscita. Avete visto che sul cross di Lentini Papin ha messo dentro di testa il 4-0. Tutto questo al 26esimo del secondo tempo. Rivediamo ancora il bellissimo cross di Lentini e la puntuale deviazione in gol di Jean-Pierre Papin. Applausi del pubblico. Vedete che a rompere la teoria di marcatori stranieri c'è anche l'italianissimo Simone. Palla intanto a Kvila, ora a Meissner. Milan sta vincendo 4-0. Ha faticato un po' soltanto a segnare il primo gol, a sbloccare il risultato, poi è andato via Rotondo, e come vedete non appena entra in possesso di palla subito fioccano i pericoli dalle palle di Wenzel, dalle parti di Wenzel. Ora è Boban in possesso di palla, Costa Curta, Gambaro, Simone, pasticcia un po', perde la palla, Dubovski, Petko, Baresi, tocca molto bene su Maldini, Boban, Lentini. Lentini è nettamente più veloce di Kvila, che vedete addirittura lo abbandona, va a chiudere Stupala. Lentini, doppio dribbling, ancora Lentini, e poi Stupala alla fine riesce a mettere in angolo. Intanto Lentini sta giocando molto bene anche da questa parte, dove è stato utilizzato frequentemente da Capello quando c'è Gullit, e Gullit che gioca sulla destra e Lentini sulla sinistra. Stasera aveva cominciato Lentini a destra e Donadoni a sinistra, poi i due hanno cambiato il ruolo. Fermo restando che poi, intanto vedete la parata di Wenzel, fermo restando che Donadoni è un giocatore che può essere utilizzato anche a centrocampo in posizione più centrale. Quindi sono numerosissime le soluzioni a disposizione di Capello. C'è da dire che intanto osserviamo gli sviluppi di questa azione dello Slovan di Bratislava. Con conclusione in offensiva di Kristofic. C'è da dire comunque che il Milan, anche quando cambia uomini e posizioni in campo, ha sempre una fisionomia tattica abbastanza precisa e si modella sul 4-4-2 di partenza, ovviamente con zona e pressing a tutto campo. Simone, mezz'ora di gioco nella ripresa, 4-0 per il Milan, tutto tranquillo. Simone fermato, Kvila, ma vedete con quanta caparbietà Simone vada al disturbo dell'avversario, che alla fine riesce a mandar via, ma sbaglia Petzko. E Celentini che calibra ancora al centro per la presa di Wenzel. Dubovski, di petto a favore di Kristofic. Ormai lo Slovan gioca per onor di firma, anche il Milan bada soprattutto a non spendere troppe energie, anche se per rispetto del pubblico i rossoneri, vedete, giocano con accettabile impegno. Ancora su Papin il lancio, e Kinder stavolta che intercetta. Poi c'è la finta di Gostic, pallone recuperato da Gambaro che fila via sovrapponendosi a Donadoni, converge Donadoni. Avete visto che Gambaro gli ha portato via un avversario, Donadoni da centralmente, ma Papin si vede carambolare il pallone tra i piedi, e c'è questo contrattacco dello Slovan con Petzko.
Baldini, straripante di vitalità, vedete che anche quando sbaglia poi è talmente forte da recuperare immediatamente. Costa curta, Rijkaard, farà Gambaro dentro e Simone era in posizione regolare, la sua battuta ha chiamato Wenzel a una difficile respinta. Il Milan quando affonda è sempre pericolosissimo, vedete Gambaro, buono il suggerimento per Simone che sceglie bene il tempo per lo scatto e il suo tiro è respinto dal portiere Wenzel, mentre c'è un giocatore dello Slovan a terra infortunato. Tratta di Zeman, la partita è stata molto corretta, c'è stata una ammonizione nel corso del primo tempo proprio a carico di Zeman che aveva sprattonato un avversario lanciato verso rete. Rivediamo e vedete che Zeman si è fatto male entrando in contatto con il suo compagno Kinder, a testimonianza dell'affanno costante in cui sono i difensori dello Slovan di Bratislava. Ora il Milan, vedete, chiama i suoi tifosi all'applauso, in effetti è stata una buona prestazione da parte dei rossoneri. Tutto ok per Zeman, si riprende. Milan che correttamente con Donadoni restituisce il pallone agli avversari. Moravec, Dubovski, finta il lancio su Pezzo, poi la effettua Pezzo e Maldini. A fondo campo, nessuna animosità tra i due, c'è fallo di Pezzo su Maldini. Baresi, Reica, Gambaro e Donadoni, sovrapposizione, lancio centrale a cercare Papin, aggancio acrobatico del francese, colpo di tacco per Gambaro con il destro al cross, non è il suo piede, lo ha effettuato abbastanza bene. Maldini ancora d'anticipo, Lentini sguscia via e l'arbitro ignora clamorosamente il vantaggio, c'era stato sì il fallo di Kvina, ma Lentini era riuscito a divincolarsi e stava puntando dritto verso la porta, vedete il fallo nettissimo di Kvina, Lentini stava andando verso la porta, l'arbitro ha ignorato il tutto. Moravec, buon pallone per Dubovski, poi Pezzo è andato vicino al gol Slova di Bratislava, è stato molto bravo Antonioli a rimediare alla distrazione collettiva della difesa rossonera che è andato a chiudere, vedete, su Dubovski che forse era anche in fuorigioco, vedete l'ottimo intervento del portiere del Milan sulla cui respinta poi c'è il tiro di Pezzo a fondo campo. Vanno anche il tentativo di deviazione in extremis da parte di Cristofi. Intanto c'è ancora Lentini e Lentini salta sistematicamente e regolarmente il proprio avversario, ma poi ha sempre un attimo di ritardo nella battuta. C'è un angolo per il Milan. La respinta del portiere. Donadoni. Il suo tiro, la respinta di Wenzel. Si vede arrivare addosso palloni da tutte le parti.
rivediamo anche questo intervento del portiere dello Slovan, mentre c'è questo lancio di Kristofic sul quale c'è Baresi, poi la conclusione di Meixner con deviazione in calcio d'angolo. 37 minuti del secondo tempo, 4-0 per il Milan, tifosi soddisfatti, Capello sicuramente anche, missione compiuta da parte dei rossoneri, tra l'altro con questa convincente prestazione mettono a tacere anche tutti gli accenti di critica, per la verità un po' esagerati. Simone Ais si allunga troppo la palla, chiude Stupala, Dubovski, sono comunque molto molto freschi atleticamente i giocatori del Milan. Moravec fermato da Boban, pallone a Donadoni, a Lentini, ancora Donadoni sul quale si sta portando Kinder, lo punta Donadoni, lo salta facilmente, Kinder torna su di lui, altro dribbling di Donadoni, palla fuori, arriva Boban, destro alto. Boban ha già fatto un ottimo primo tempo, un po' meno brillante nella ripresa. Sai bene, Donadoni, Lentini, ma un po' tutti, anche perché ovviamente la consistenza dell'avversario è parsa davvero relativa questa sera. Zeman, Vila, Dubovski, lo scatto di Meixner che entra in area, opera un buon cross da fuori a Pezco, Pezco perde il tempo della battuta, serve largo a Gostić sul quale c'è Gambaro, finta di Gostić, tunnel, ma in seconda battuta ben piazzato Costa Curta, ed è Donadoni che lancia da quest'altra parte a Lentini, ma c'è stato il buon anticipo di Kvila, la palla è ancora a Meixner. Il tiro violento, anche se centrale, di Moravec e la sicura parata di Antonio Lentini, vedete che fa quello che vuole, c'è fuori gioco, anche stavolta dubbio. Lentini riesce a saldare sistematicamente il proprio uomo, poi spesso si complica l'esistenza andando a cercare un'ulteriore giocata difficile. Comunque si è inserito con grande prontezza l'ex Granata negli schemi del Milan, di cui è diventato uomo di fondamentale importanza. Kinder, poi il pallone giocato da Stupala in profondità per l'inserimento di Kristofic e il fuorigioco di Meixner. Il regolamento vuole che si arrivi al 90esimo, ma ovviamente questa partita potrebbe anche essere interrotta, fermo restando che poi c'è sempre magari la speranza e l'opportunità di vedere qualche bella azione e qualche altra segnatura. Boban, Baresi, Rijkaard, c'è Gambaro e Donadoni, ecco la consueta sovrapposizione e gli schemi che fluiscono in maniera esemplare nel Milan. E Gambaro, e Gambaro poi ritarda un attimo il cross, e il ritardo è probabilmente determinato che la battuta con il destro, che non è il suo piede, non è così naturale. Baresi, dopo l'intervento di Boban, ecco Boban servito, va via molto bene Boban, ancora una finta di corpo, ottimo il suggerimento per Simone che poi viene fermato, comunque sia pure a sprazzi Boban dimostra di essere giocatore di notevole talento. E buona azione ora dello Slovan, e ancora Antonioli è bravissimo sulla conclusione di Kristofic, alcune parate davvero assai belle di Antonioli. Rivediamo, stavolta il tiro era molto difficile, vedete l'ottimo riflesso di Antonioli. Ancora riproposta l'azione, poi c'è dalla parte opposta ancora Simone che ha una grande occasione.
due squadre si affrontano sul piano accademico, e vedete che a una azione gol da una parte ne corrisponde immediatamente una dall'altra. Moravec, lunghissimo il lancio, stacca Gambaro e mette fuori anticipando Kostic. 42 minuti di gioco nel corso del secondo tempo, 4-0 per il Milan. Boban, Rejkar, Simone, Papenny, marcatori. Moravec, Lentini, ampie palcate, Simone sulla sinistra, guizzo improvviso di Simone che va sul fondo, opera il cross su Rijkaard, il quale dà ancora a Lentini, e vedete ancora i dribbling di Lentini, il suo sinistro, la parata di Wendt, gli applausi del pubblico. Segnasse qualche gol in più sarebbe stratosferico. Lentini, e sentite comunque i cori di Lentini. Kristofic, Kostic, ancora Kristofic, parte il cross, Antonioli, bravo! Applausi del pubblico. Sapete che la questione dei portieri nel Milan è piuttosto dibattuta. Antonioli sta giocando assai bene. Rijkaard dentro per Papen, ancora Papen, approfitta del disimpegno errato, ma poi non trova la combinazione con Simone. Dubovski sbaglia, questa sera piuttosto deludente questo che è considerato l'elemento di maggiore qualità nelle file dello Slovan. Baresi, Rijkaard, Boban, Maldini, palma, dice Capello. Se il Milan non è che abbia sprecato tante energie stasera, soprattutto perché ha potuto giocare divertendosi, e anche grazie allo Slovan di Bratislava che è stato molto cavalleresco. Rijkaard, Maldini, Lentini, Rijkaard di prima, benissimo su Maldini, Petzkos di lui, raddoppio e punizione a favore del Milan. Ultimo minuto di gioco, vedete Maldini, difende bene il pallone e poi l'arbitro lo premia con un calcio di punizione a favore. Batte Boba direttamente in porta, para Wendt. Buono il tocco da parte di Meixner. Ci sono eleganti manovre ora anche da parte del Slovan. Il Milan naturalmente non va più in pressing, non c'è nessun motivo di rischiare magari di prendere qualche botta. Kostic che non trova la collaborazione dei compagni, tempo scaduto. 4-0 dunque rotondo, convincente da parte del Milan che approda al girone di qualificazione per la finalissima di Coppa dei Campioni, secondo più scontato dei pronostici, ma per il Milan c'era anche la necessità di tacitare i suoi troppo solleciti critici dopo il doppio 0-0. 4-0 stasera, Franco Zuppalà dovrebbe essere a bordo campo.